perché, come sentite dalla lettera, c'è un torneo dedicato a suo padre ad Arezzo. Allora ci ha inviato questo pensiero, mi ha pregato di leggervelo. Buongiorno a tutti. Un impegno personale e la concomitanza con la giornata finale del memorial intitolato mio padre mi impedisce di essere presente insieme a voi. Ma anche se assenti fisicamente, con il pensiero e il cuore, sono lì con voi. Prima di tutto vorrei ringraziare, a nome di tutti i familiari che fanno parte dell'associazione, il Comitato per non dimenticare Eisel di Reggio Emilia, che ormai da tanti anni porta avanti la memoria di questa assurda serata e porta nell'anima il ricordo dei nostri cari. Un grazie in particolare a Iuliano e Rossano, instancabili maratoneti della memoria. Oggi Reggio Emilia prende il testimone da Bruxelles e Torino, le altre due città dove nei giorni scorsi si sono celebrate commemorazioni e iniziative per il 31esimo anniversario, in particolare con le iniziative dello scorso 27 maggio in Belgio. Finalmente l'Eisel è entrato anche nelle istituzioni europee, perché l'Eisel è una tragedia europea e il suo ricordo patrimonio di tutti i cittadini europei. Un altro passo importante verso una memoria che sia quanto più condivisa e collettiva. Un primo passo era stato compiuto già lo scorso novembre in occasione dell'amichevole Belgio-Italia, quando fu ritirata la maglia numero 39 della nazionale e fu interrotta la partita al minuto 39 per rendere omaggio ai caduti. In Italia il fronte della memoria si sta allargando sempre di più. Oltre all'associazione dei familiari, il comitato Eisel di Reggio Emilia, l'associazione Quelli di Via Filadelfia e il nucleo 1985, ognuno sta facendo la sua parte ed anche in futuro sarà fondamentale marciare compatti per un unico obiettivo, ricordare i 39 angeli e far sì che il loro sacrificio sia occasione di riflessione ed educazione per le nuove generazioni ai valori sani e positivi dello sport. Un abbraccio a tutti, Andrea Lorentini, presidente Associazione Familiari Vittime Eisel. Grazie Rossano, grazie Rossano. E passiamo a